L'ex ministro Carlo Calenda in visita a Portovesme. Durissima critica al presidente della regione per il ricorso al DPCM Energia. Si è svolta stamane al SILAI di Carbonia l'iniziativa Porte Aperte. Decine di cittadini sono stati sottoposti a screening gratuiti nel reparto di nefrologia e dialisi. È stata riaperta al traffico a Iglesias la strada che conduce ad alcune scuole. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore della pubblica istruzione Alessandro Lorefice e da due rappresentanti degli studenti. Dal 14 marzo al 1 aprile torna la rassegna L'Italia che non si vede. Nel Sulcis Iglesiente sono previste tappe a Carbonia, Iglesias, Ruspini e Sant'Antioco. Ben ritrovati all'appuntamento col nostro telegiornale che apriamo con la visita fatta ieri dall'ex ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda a Portovesme, esattamente 1907 giorni dopo quel 22 dicembre 2017 che segnò nello stabilimento Alcoa di Portovesme il primo passaggio del cambio di proprietà tra la multinazionale Alcoa Trasformazioni e Sidera-Lois alla presenza delle massime istituzioni regionali, dell'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri e delle organizzazioni sindacali. Carlo Calenda, allora, come ricordavamo prima, era ministro dello sviluppo economico del governo Gentiloni, aveva ricoperto lo stesso incarico nel governo Renzi. È tornata a Portovesme in visita agli stabilimenti Sidera-Lois ed Euroallumina per rendersi conto in prima persona dello stato di avanzamento delle due vertenze. Il primo incontro l'ho avuto alla Sidera-Lois, il secondo all'Euroallumina. Al termine di questo, sul piazzale dello stabilimento, ha tenuto una breve conferenza stampa e lo abbiamo intervistato. Vediamo. Carlo Calenda, a distanza di qualche anno, era una vigilia di Natale, quella firma per il riavvio degli impianti ex Alcoa. E la cessione poi formalizzata qualche mese dopo a Sidera-Lois. Tornassi indietro, rifarebbe lo stesso passo? E cavolo, era chiuso come vi ricordate. E adesso sono andato a vedere la colata, i pezzi della fabbrica su cui stanno facendo il revamping. Ci siamo riusciti, abbiamo fatto un accordo molto vantaggioso dal punto di vista energetico con l'Enel che io negoziai con grande fatica. E la testimonianza che gli impianti possono ripartire, anche quelli come in quel caso lì sembravano veramente un'operazione disperata. Oggi con un panorama, uno scenario dal punto di vista energetico con i costi alle stelle? Ma non è quello il problema, perché la sospensione del temporary framework sugli aiuti di Stato consente per le aziende che sono energivore di fare di nuovo delle normative ad hoc. Quindi oggi c'è una possibilità che non c'era in regime normale. Per questo io dico che il polo dell'alluminio oggi è nelle condizioni di ripartire alla grande. Euroallumina ha una situazione differente rispetto a... È molto più facile Euroallumina perché gli impianti sono mantenuti. Devo dire che l'azienda ha anche, cioè, come posso dire, tenuto botta per un numero di anni incredibile. Ha speso 300 milioni. Per tenere aperto l'impianto, ma santo Dio, ma è possibile mai che uno non riesca perché non arriva una nave di rigassificazione? Ma veramente? Ma in quale altro paese del mondo un investitore che rimane, che continua a pagare, che mette a posto gli impianti e non lo fai partire? Ma normalmente c'è il problema che se ne vanno. Con Alcoa il problema è che Alcoa se n'è andata. Sa bene che l'amministrazione locale è contraria, non al gas, alle dimensioni di quella... Sono tutte cazzate. Senta, in Olanda ne hanno fatte 3, in Germania ne hanno fatte 5. Sono cazzate. Se noi continuiamo a parlare della dimensione del tubo, dell'augello, della cosa, eccetera, eccetera, non si farà mai niente in questo paese. Quello che bisogna fare è dire che quella roba è di interesse nazionale, si fa punto. E il governatore Solina se ne faccia una ragione, altrimenti si assuma la responsabilità della chiusura di questo polo. Però deve assumersela. Perché non è facendo i ricorsi al TAR o al Consiglio di Stato che si para dalla responsabilità. Quei è un posto perfetto per far arrivare la nave gasiera. Perfetto. Perché c'è un polo industriale, c'è un porto accanto. Se non lo fai arrivare qua, ma dove devi farlo arrivare? Dentro il porto di Cagliari? Ma per quale ragione? Una follia. È una roba che se uno racconta non ci crede, capito?
Si punti alla ripartenza dei reparti nel più breve tempo possibile, lo hanno scritto in una nota le segreterie territoriali FIOM, FSM, WILM del Sulcis-Iglesiente ieri, dopo aver fatto il punto sull'avvertenza che è stata segnata la scorsa settimana dall'occupazione della ciminiera da parte di 4 lavoratori della ciminiera dell'impianto KSS della Portovesme SRL. Nel frattempo i sindacati scrivono le segreterie, i sindacati e le aziende metalmeccaniche hanno firmato accordi di cassa integrazione inventandosi soluzioni con parvenza di equità nel tentativo di trovare soluzioni tampone alla difficilissima situazione che però per essere superata necessita di un contributo del soggetto principale che è la Glencore. Si mettono tutti i lavoratori, aggiungono i sindacalisti, nelle condizioni di poter superare questa fase in maniera dignitosa. Troppi sono infatti i lavoratori costretti oggi alla cassa integrazione a 0 ore. FIOM, FSM e WILM hanno tenuto l'assemblea informativa ai Cancelli ieri con i lavoratori della GSMI, azienda con la quale è stata trovata una sorta di tregua armata, transitoria, con rotazioni, ferie, cassa integrazione, trasferimenti di qualche unità, ma questo può durare, e concludono, soltanto lo spazio di poco tempo. Basta, si batta un colpo dando un segnale di apertura verso i lavoratori, tutti, nessuno escluso. Cambiamo pagina, parliamo di sanità. Si è svolta stamane l'iniziativa Porte Aperte, organizzata dal reparto di nefrologia e dialisi dell'ospedale Sidai di Carbonia in collaborazione con l'associazione dei pazienti emodializzati e trapiantati APENT, al fine di promuovere buone pratiche per la prevenzione delle malattie renali. In occasione della giornata mondiale del rene, medici e infermieri hanno accolto i cittadini con diverse attività di screening, quali la misurazione della pressione arteriosa, la misurazione della BMI, anamnesi familiare per la valutazione dei fattori di rischio. Il reparto stamane è stato visitato dagli assessori dei lavori pubblici Manolo Mureddu e delle politiche sociali Roberto Gibillini del comune di Carbonia e dal consigliere regionale Fabio Usai. Vediamo l'intervista che ho realizzato con la dottoressa Catiuscia Rosas, dirigente medico del reparto di nefrologia e dialisi del SILAI di Carbonia. Dottoressa Rosas, una giornata importante, la prevenire si dice sempre è meglio che curare e questa è la prova provata. C'è la fila di persone che vengono qui spontaneamente per farsi visitare, controllare, per prevenire appunto poi una fase successiva che sicuramente sarebbe più problematica. Come sta andando? Allora, devo dire che sta andando molto bene, ci aspettavamo una buona adesione, è stata ancora maggiore di quella che ci aspettavamo. Abbiamo però fatto una buona organizzazione, il lavoro scorre, non ci sono tanti intoppi, per cui siamo molto contenti. La malattia renale è a tutt'oggi forse delle volte un po' sottovalutata, eppure una malattia subdola che dà evidenza di sé, dà sintomi solo quando si è arrivati a valori molto elevati e molto critici, per cui è un pochino più difficile tornare indietro. Quindi avere una prevenzione, far conoscere la malattia renale è una cosa fondamentale, soprattutto per i cittadini, anche chi non pensa di poter avere eventualmente un aumento della creatinina. Troppo spesso la sanità in questo territorio, parlando di sanità, se ne parla in termini di spregio, negativi, perché i problemi ci sono, però mi pare che ci siano anche le eccellenze, no? Io penso che nonostante le nostre difficoltà noi restiamo una piccola nicchia, non so se di eccellenza, comunque sicuramente un buon reparto. C'è molto lavoro dietro, c'è molto lavoro da fare, c'è un coinvolgimento di tutto il personale. Ringraziamo anche l'associazione che è sempre al nostro fianco e poi soprattutto la nostra devozione infinita. Io personalmente sono figlia di un paziente che ha fatto la dialisi tanti anni, quindi l'ho fatto per amore e continuo a volerlo fare per amore. Siamo rimasti in 3, stiamo cercando di incrementare anche il nostro partner medico. Nonostante questo comunque ce la stiamo cavando abbastanza bene e stiamo andando avanti, quindi per me ci sono criticità, ma sicuramente c'è anche tanta voglia di lavorare, quindi di migliorare le cose, anche negli altri reparti ovviamente. Per concludere, una delle eccellenze di questo reparto è da anni il servizio di dialisi notturna, un unicum diciamo molto importante che spesso viene messo in discussione per carenze di personale. Come stiamo in questo momento? Allora, in questo momento ottimamente, perché dopo aver revisionato un pochino l'organizzazione del personale siamo riusciti a riaprirlo, ripeto, siamo pochi medici ma ce la stiamo cavando alla grande.
gli infermieri, pochi, ma anche in quel caso devo dire stanno veramente lavorando tantissimo per avere questo servizio che per noi è prezioso. Siamo rimasti gli unici in tutta Italia. I pazienti parlano da sé, perché sono pazienti che finiscono la dialisi e per la maggior parte vanno a lavorare, quindi pazienti che hanno una vita di relazione, una vita che è uguale a quella di tutti gli altri. Purtroppo ovviamente i posti non sono tanti, per ovvi motivi, ovviamente, perché è diciamo una piccola nicchia. Noi cerchiamo sempre di favorire ovviamente i pazienti che ne hanno più bisogno, però sta andando avanti e penso che se l'azienda è d'accordo noi la porteremo avanti senza cercare di sospenderla mai più. Questa mattina, dopo il completamento dei lavori, è stato riaperto al traffico all'ingresso di Iglesias il tratto di strada che collega via Cappuccini e via San Salvatore con le scuole. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore della pubblica istruzione del Comune di Iglesias, Alessandro Lorefice, e da due rappresentanti degli studenti. Vediamo. Oggi finalmente si riapre il tratto di strada che collega appunto l'ingresso di Iglesias e quindi la via Cappuccini, anche la via San Salvatore con le scuole. Si tratta comunque di un intervento importante che ha visto proprio riqualificarsi tutta quest'area. I primi a beneficiarne saranno in primis gli studenti, quindi gli studenti del liceo Baudi di Vesme, ma anche gli studenti del liceo scientifico e dell'artistico. Nei giorni passati appunto ci sono stati dei disagi dovuti appunto al blocco della strada, all'interdizione della strada, ma oggi finalmente si può riaprire. I primi sono appunto gli studenti ad aver espresso apprezzamento per questi lavori che sono stati eseguiti, e finalmente ne potrà beneficiare anche la viabilità appunto di questa zona, proprio trovandoci di fronte a un supermercato che appunto è altamente frequentato. Questo permetterà quindi anche nelle fasi di ingresso e di uscita dalla scuola di poter gestire quindi in maniera molto più facile, in maniera molto più fluida il traffico di questa zona. Noi siamo i rappresentanti d'istituto della Sproni e siamo contenti che la strada sia stata ristrutturata e rimessa e riaperta al traffico. E nonostante tutti gli sforzi ne è comunque valsa la pena ed è servito finalmente per far sì che anche le nuove generazioni possano usufruire di questa strada. Restiamo su questo tema e su questa pagina, più precisamente perché a commentare la conclusione dei lavori a Iglesias con conseguente ripristino della viabilità è stato anche il direttore dei lavori, l'architetto Marco Concas, raggiunto telefonicamente da Francesca Rius. Sentiamo. Beh, direi che si torna più che alla normalità, perché prima c'era una situazione che non permetteva la normalità, in quanto la viabilità era alquanto rovinata dalla tipologia di alberatura che era presente, e la strada era completamente dissestata. È stato fatto tanto lavoro per rispondere a quelle che sono le esigenze e rispettare quello che era previsto nella lottizzazione a suo tempo approvata, ma anche per dare una sistemazione ordinata di un'intera zona della città. Diciamo che per quanto riguarda le scuole adesso sono servitissime. In più abbiamo un grandissimo parcheggio, un'area parcheggio che permetterà finalmente di non vedere più auto parcheggiate ai lati della strada. È un parcheggio tra l'altro concepito con soluzioni moderne ed ecologiche, in quanto è completamente libero di ostacoli, perciò diventa un piazzale che può essere utilizzato per tante altre attività. C'è da dire anche un altro aspetto che sinceramente io da progettista avevo stabilito un tempo per realizzare le opere di 9 mesi, considerato anche che ho avuto a che fare con un'impresa che non conoscevo, nonostante abbia più di 30 anni di professione, e avevo dato 9 mesi sperando di non dover fare anche proroghe dei tempi, considerate tutte le problematiche di quel tipo di cantiere. Invece è stata una sorpresa, perché abbiamo praticamente finito i lavori in 4 mesi, cioè meno della metà. Devo ringraziare, ripeto, sia la Sagittarius, la persona che mi ha permesso di realizzare quest'opera, perché e poi alla fine ho messo del mio per le
proposte progettuali, anche il comune che le ha accettate, cioè, che hanno visto bene in questa cosa, sia l'impresa che praticamente questa edilizia carborea, che mi ha sorpreso veramente, e devo ringraziarli tutti perché anch'io ho lavorato serenamente. Si stanno per concludere i lavori di completamento delle strutture e dei servizi del porto turistico di Santa Maria Navarrese. La ditta appaltatrice sta realizzando il dogato del portico, che proseguirà per tutto il marciapiede fino alla via Lungomare. È quasi conclusa la sistemazione del molo denominato il Pennello, attraverso l'installazione di un parapetto per la messa in sicurezza del tratto carrabile della banchina e di una tettoia a sbalzo per installazioni artistiche. Ultimata anche la realizzazione di una struttura in acciaio per lo stoccaggio a secco dei natanti. Dry docking. Arriveranno nei prossimi giorni due nuove isole ecologiche che permetteranno una più razionale raccolta dei rifiuti. Assolto dal Tribunale di Cagliari perché il fatto non sussiste. Dopo 7 anni di battaglia giudiziaria si conclude il calvario di Luca Magia, ex dipendente AIAS, accusato nel 2015 di aver provocato lesioni gravi ad un malato affetto da disturbi psichici. L'infermiere era stato anche licenziato in tronco dal posto di lavoro. Il servizio è curato da Maurizio Locci. Quando il giudice ha letto la sentenza, l'onda delle emozioni l'ha travolto. Per Luca Magia, 62 anni, di Carbonia, sentire la formula perché il fatto non sussiste è stato più che una liberazione. È stata la fine di un calvario che lui e la sua famiglia hanno vissuto per 7 lunghi anni. Anni difficili, trascorsi con addosso l'accusa, non vera, di aver provocato lesioni gravi ad un malato affetto da gravi disturbi psichici mentre era ricoverato all'AIAS di Cortoghiana, la struttura in cui Magia prestava servizio come infermiere professionale e sino ad allora con uno stato di servizio impeccabile. Un'accusa che sempre ha respinto e che ieri, grazie ai suoi avvocati Emilio Mameli di Carbonia e Maria Luisa Stevani di Domus Novas, è stata smontata pezzo per pezzo e cancellata da una sentenza, con cui è stato assolto con formula piena e in cui è stata certificata la sua assoluta innocenza. I fatti in cui, suo malgrado, si è visto imputare Luca Magia risalgono al 2015, quando era stato accusato di aver spinto un paziente della struttura, affetto da gravi disturbi psichici, provocandogli lesioni gravi. Un incidente che era costato all'infermiere il posto di lavoro. L'AIAS, infatti, lo aveva ingiustamente licenziato dalla struttura della frazione di Carbonia e aveva anche dovuto subire un giudizio civile. Ma non solo, era stato anche costretto, di punto in bianco, a doversi reinventare la vita e trovarsi una nuova occupazione. Ieri, dopo 7 lunghi anni di calvario e grazie al lavoro dei suoi legali che hanno demolito le testimonianze a suo sfavore, la sentenza di assoluta innocenza è emessa dal giudice Alessandra Tede, della sezione penale del Tribunale di Cagliari. A quel punto è esplosa la gioia incontenibile per la fine di un inferno giudiziario che ha provato lui e i suoi familiari per troppi anni. Stanca di subire continui furti nella sua auto, ha pensato bene di installare al suo interno una videocamera e, per incentivare il ladro, sistemare sul sedile una borsetta con dentro banconote false. Una trappola in piena regola che ieri ha consentito ai carabinieri di Sesto di denunciare a piede libero per furto aggravato un sedicenne del paese. Autrice dell'ingegnoso sistema è stata una artigiana, più volte rimasta vittima di furti ai danni della propria utilitaria. Una trappola che ha funzionato perfettamente, tanto che i militari hanno utilizzato le immagini acquisite per denunciare il minorenne. Incontro tra il comune di Olbia e i rappresentanti del mondo imprenditoriale cittadino su un tema molto sentito, il canone unico patrimoniale. Vediamo il servizio. Il canone unico patrimoniale è stato al centro di un incontro tra il sindaco di Olbia Settimo Nizzi e i rappresentanti del mondo imprenditoriale. Si è trattato di un momento chiarificatore dopo che, come sottolineato dal neopresidente di Confcommercio Gallura, Edoardo Gianu, alcuni imprenditori si sono visti recapitare multe onerose per non essere in regola con le autorizzazioni relative ai cartelli esterni con i nomi delle loro aziende. Il primo cittadino Settimo Nizzi ha spiegato che si è semplicemente applicata la normativa vigente, cosa dalla quale un ente non può certamente prescindere. Le sanzioni sono obbligatorie, ha detto, per chi non rispetta le regole, altrimenti l'amministrazione sarebbe accusata di danno erariale. Dall'incontro è emerso che solo 250 aziende su 6.000 hanno chiesto il rinnovo delle autorizzazioni per le insegne negli ultimi 3 anni. Il punto è sempre uno: pagare tutti per pagare meno,
ha detto il sindaco Settimo Nizzi. Noi non possiamo che applicare la legge, fermo restando che facciamo sempre il massimo per gravare il meno possibile sulle tasche dei nostri concittadini. Crediamo fermamente nello sviluppo delle imprese perché il nostro territorio sia sempre più vivace e in linea con la crescita generale della città. Il primo cittadino ha inoltre chiarito che non verrà adottato alcun nuovo regolamento, timore diffuso tra gli imprenditori locali ma infondato. L'auspicio è quello di avere altri incontri di questo genere anche per conoscere, ha spiegato Edoardo Gianu, le nuove iniziative per la zona industriale finalizzate ad andare incontro alle esigenze degli imprenditori, tematica accennata e che approfondiremo a breve. Dal 14 marzo al 1 aprile prossimi torna nel Sulcis Iglesiente la rassegna itinerante di Cinema del Reale, l'Italia che non si vede, promossa a livello nazionale da Arci e Unione dei Circoli Cinematografici Arci. Tappe sono previste a Carbonia, Iglesias, Guspini e Sant'Antioco. Ce ne parla Maurizio Lucci. Torna nel Sulcis Iglesiente la rassegna itinerante di Cinema del Reale, l'Italia che non si vede, promossa a livello nazionale da Arci e Unione dei Circoli Cinematografici Arci. Giunta alla sua 12ª edizione nel territorio, la rassegna è organizzata dal Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria di Carbonia con il Centro Iniziative Culturali Arci di Iglesias, i circoli Arci di Iglesias e di Guspini, il circolo Arci il Calderone di Sant'Antioco, il circolo Arci la Gabbianella Fortunata di Carbonia e in collaborazione con il circolo Soci Eural Coop e la Casa del Popolo di Carbonia. La rassegna si terrà dal 14 marzo al 1 aprile nei comuni di Carbonia, Guspini, Iglesias e Sant'Antioco. L'ingresso per tutti gli appuntamenti è libero e gratuito. Il primo appuntamento è martedì 14 marzo ad Iglesias alle 18.30 presso il circolo Arci Cittadino di via Cattaneo con una selezione di cortometraggi vincitori del premio Zavattini. I successivi incontri si terranno il 16 marzo alle 21 al circolo Soci Eural Coop in piazza Marmilla a Carbonia. Seguiranno gli appuntamenti del 18 marzo a Sant'Antioco, del 21 a Iglesias e del 23 a Carbonia. La rassegna andrà avanti per altri 6 appuntamenti fino al 1 aprile. La manifestazione ha lo scopo di dare visibilità a tutte quelle opere che hanno voluto raccontare l'Italia o il lavoro dei registi italiani all'estero attraverso le varie trasformazioni storiche, sociali e politiche, ma che per ragioni distributive non hanno trovato adeguato spazio presso le sale cinematografiche, nonostante i riconoscimenti dei festival internazionali e le recensioni positive della stampa specializzata. A Sindia la presentazione del progetto Cavalli, Cavalieri, Comunità, Storia e Futuro di Marghine e Goceno. Vediamo. Il polo espositivo di Piazza Mercato a Sindia ospiterà sabato 11 marzo a partire dalle ore 10 la presentazione del progetto Cavalli, Cavalieri, Comunità, Storia e Futuro di Marghine e Goceno, sostenuto dalla Fondazione di Sardegna. L'obiettivo è definire un piano per la valorizzazione del cavallo in Sardegna, partendo dalle specificità delle diverse subregioni, come appunto il Marghine e il Goceno, che hanno iniziato a collaborare aprendo un dialogo con i territori limitrofi. Si tratta di un progetto di tipo operativo che dà forma e metodo alle proposte costruttive emerse via via dagli operatori, dal comparto e dalla società civile, che unisce cittadini, appassionati, giovani che stanno investendo un'idea di futuro condiviso del territorio. Un'attività di ascolto ed impegno diretto e operativo di sindaci e amministratori di 10 comuni di Marghine e Goceno, pienamente coinvolti nella prospettiva di considerare il cavallo, i servizi e le produzioni locali, la nuova residenzialità come elementi portanti del piano del distretto rurale del centro Sardegna. Sono stati realizzati già un brand tematico su cavalli, cavalieri e comunità, un sito web di riferimento, le pagine social, un evento importante per iniziare a valorizzare i siti e gli operatori che collaborano in una logica di offerta territoriale. Nei mesi scorsi numerosi cavalli e cavalieri, donne e uomini del territorio, hanno partecipato ad alcune riprese cinematografiche per trailer di film che potrebbero essere registrati nei luoghi simbolo di questa parte del centro Sardegna. Sono inoltre stati attivati contatti con altre realtà italiane, come la comunità che a Siena partecipa al Palio, nel quale cavalli e cavalieri di Sardegna hanno un ruolo di assoluti protagonisti. Le relazioni sovraregionali consentiranno di mutuare esperienze lavorative di eccellenza. Ci sono novità nel litorale di Quarto Sant'Elia, nel vecchio centro informazioni turistiche di via Melibodes, nei pressi della rotonda del Margine Rosso, lascia spazio ad un nuovissimo punto info per i cittadini di Flumini e dintorni. Un vero e proprio centro di servizi decentrato del comune nell'area del territorio vasto, destinato a ospitare URP,
ufficio relazioni col pubblico, servizi demografici, segretariato sociale e molte altre funzioni. Attualmente allo studio del settore agli affari generali, insieme allo sportello comunale, in un'ala separata dell'edificio di circa 125 metri quadrati, verrà aperto anche un presidio del Banco di Sardegna, destinato ad accogliere uno sportello bancario automatizzato, una novità assoluta per il litorale quartese, resa possibile dall'accordo quindicinale tra il Comune e la banca. A Cagliari è stato consegnato il premio Donna Sarda 2023, se lo ha aggiudicato Iride Peis Concas. Vediamo. Valente autrice, ha dato voce alle donne che hanno svolto un ruolo significativo nel mondo minerario sardo e la motivazione contenuta nella targa simbolica consegnata dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu a Iride Peis Concas, che si è aggiudicata il premio Donna Sarda 2023. La cerimonia di premiazione è stata ospitata nella sala consiliare del Palazzo Civico in via Roma a Cagliari. Vi hanno partecipato anche il presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, la presidente del Lion Club Cagliari Liones, Eralda Roscia Fenu, la vice sindaca di Guspini, paese di origine della premiata, Francesca Tuveri, e il rettore dell'Università di Cagliari, Francesco Mola. Presenti, oltre ai tanti ospiti in una sala consiliare gremita, anche i rappresentanti dell'amministrazione cittadina, tra i quali in prima fila l'assessora delle politiche sociali Viviana Lantini, l'assessora delle pari opportunità Marina Adamo e la presidente della commissione pari opportunità Stefania Loi. Con le sue pubblicazioni, ispirate al mondo delle miniere, Iride Peis Concas, che ha dedicato la sua vita professionale al ruolo di maestra elementare, ha dato la sua lettura alla vita in miniera. Da lei ben conosciuta per aver vissuto a Montevecchio con il marito, medico della miniera più grande d'Europa. Sofferenze, difficoltà, privazioni sono state toccate con mano dall'autrice, che ha voluto portare alla ribalta, soprattutto dal punto di vista delle donne, quanto accadeva in miniera. Vanno avanti le anteprime della nona edizione del Festival Premio Emilio Lussu, organizzata dall'Associazione Culturale L'Alambicco. Sabato 11 marzo alle 19 negli spazi della Sala Stampace in Viale Regina Margherita 44 a Cagliari, ingresso dall'Hotel Regina Margherita, si terrà la presentazione del libro Miracolo a Hollywood di Orson Welles. Editore Sellerio 2022, tradotto e curato da Gianfranco Gianni, apprezzato regista e sceneggiatore. A dialogare con Gianfranco Gianni sarà la critica cinematografica Elisabetta Randaccio. Sarà l'attrice di Orani, Valentina Locche, accompagnata dal chitarrista Gianfranco De Lussu, all'Udine, a dar voce alla biografia Le poesie di Alda Merini. Il Reading Alda Fior di Poesia, promosso dal Comune di Lodine, si terrà domenica 12 marzo alle 18.30 presso il Salone Polivalente Giulio Mulas. Partendo dal vissuto dell'interprete, con racconti, ironie e colpi di scena, si arriva a raccontare la storia della nota poetessa. In un percorso tra follia e normalità, nello spettacolo si affrontano temi, tabù ed argomenti relativi alla quotidianità, tra i quali il ruolo delle donne e l'educazione dei figli. La Sardegna e i suoi scenari maestosi, scolpiti dal mare, destano l'attenzione della World Aquatic, che per la prima volta nella storia ha deciso di organizzare una tappa dei campionati del mondo Open Water in Italia, a Golfo Aranci, il 20 e 21 maggio 2023. La Federazione Italiana Nuoto Fin, il Comitato Sardo e l'Aquatic Team Freedom si stanno sforzando per allestire un evento ad ampio spettro, dove coinvolgere non solo i più forti campioni della disciplina, ma anche il variegato pianeta dei nuotatori master, felicissimi di vivere due appassionanti giornate al fianco dei quotatissimi colleghi. Tutte le peculiarità saranno spiegate nel corso della conferenza stampa organizzata per domani, venerdì 10 marzo, ospitata nell'aula consiliare del Comune di Golfo Aranci. E chiudiamo col ciclismo, 110 partenti, un bel colpo di reni di Marco Serpi nella prima uscita stagionale della mountain bike. L'atleta ha fatto sua la prova più lunga, quella dei 4,5 km della Coppa Comune di Berchida, organizzata dalla società ciclistica Terranova. Tra gli juniores, stessa distanza, successo di Matteo Moi. Da segnalare anche le performance di Enrico Baliana ed Andrea Lovicu, dominatori delle rispettive gare. Il primo tra gli allievi, il secondo nella categoria M3. Questa è l'ultima notizia di questa edizione serale del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime, ovviamente sempre da Canale 40. Buona serata a tutti.